Ciao a tutti. Argomento di questi giorni, anche un po' una preoccupazione, il coronavirus. Io sto seguendo un pochino in televisione, di cosa si tratta, quali sono le cautele da prendere per evitare magari un eventuale contagio. Diciamo che per adesso non era stato dato nessun allarme. Alto per questa malattia in Italia, perché in Italia la malattia non c'era. Beh, adesso c'è perché i due cinesi che sono arrivati in Italia il 23 di gennaio sono stati a Milano, poi sono andati a Roma, sono stati prima con un gruppo di cinesi, poi se ne sono andati per conto loro, sono entrati in un albergo, hanno avuto contatti col personale. Insomma, io mi preoccuperei un pochino di più. Probabilmente è stato fatto anche l'errore di non bloccare i visti, perché già l'infezione c'era, potevano benissimo anche bloccare tutto. Io lo so che siamo un paese turistico, però non so adesso, sì, perdono dei guadagni perché di cinesi ce ne sono tanti. Si va a Milano, si vedono in giro tanti cinesi, una volta erano più giapponesi, inglesi, americani, adesso ci sono tantissimi cinesi, ma proprio per questo, a parer mio, avrebbero dovuto bloccare i visti, non far entrare più nessuno e basta. In Cina bloccano l'accesso ad alcune città e noi invece facciamo entrare come al solito tutti. Speriamo che questa cosa vado ad esaurirsi, chissà quanto tempo ci vorrà, speriamo trovino delle medicine, chissà quanto ci vorrà, speriamo ci sia una vaccinazione da fare, anche se non tutti la possono fare, e speriamo però che venga realmente valutata la pericolosità di questo virus che passa da persona a persona attraverso la saliva, così come un normale raffreddore. Le cautele da prendere, continuano a dire, soffiarsi il naso nel fazzoletto. Mai visto nessuno soffiarlo per terra. Che schifo. Altra cautela, lavarsi sempre le mani. E io allora non dovrei ammalarmi mai perché me le lavo in continuo. Stare lontano dai luoghi affollati. Ma se lavorate, ragazzi, ma come cavolo fate? Dovete prendere l'autobus, dovete prendere la metropolitana. Sono pure belli sporchi, eh? Dovete andare negli uffici, nelle fabbriche, come fate a stare lontano dalle altre persone? Ecco, la cosa che hanno detto è per almeno evitare farsi allarmismi, bisognerebbe essere vaccinati contro l'influenza, perché se una persona è stata vaccinata non sviluppa quel virus, per cui se sviluppa un virus probabilmente il coronavirus. Ma staremo un po' a vedere. Speriamo in bene, ragazzi. Allora, lavatevi le mani, soffiatevi il naso col fazzoletto, mettetelo nella cesta e lasciatelo là, non toccatelo più perché è un serbatoio di virus pure quello. E non so cosa dirvi. Auguri a tutti in bocca al lupo. Ciao.